Mai come quest'anno tutti dovrebbero vaccinarsi, sentiamo ripetere. Il problema però è che mancano i vaccini. Duro affondo del capogruppo del PD in regione, Silvio Paolucci, contro la giunta regionale. L'Abruzzo si è mosso per ultimo, ha detto Paolucci. Mancano all'appello 157.000 dosi per quanto riguarda i vaccini dell'influenza e non abbiamo avuto risposta circa il fatto se arriveranno e quando arriveranno, portando tutto ciò all'esasperazione migliaia di persone, gli operatori sanitari, le famiglie, gli anziani, la popolazione più fragile. Di sicuro abbiamo accertato che c'è stato un grave problema di programmazione del fabbisogno. La regione si è mossa tardi e male. Il Dipartimento della Salute non ha compiuto, non ha fatto il suo dovere perché anche Cittadinanza Attiva ha segnalato che il caso limite in Italia è stato proprio quello della Regione Abruzzo. I vaccini sono carenti ovviamente anche nel resto del paese, ma noi siamo un caso limite perché ci siamo mossi per ultimo. Rimane ora da accertare perché manchino così tanti vaccini ed eventualmente chi ne ha la responsabilità. Per quanto riguarda il Covid, invece, nel governo si dice che entro il prossimo settembre sarà vaccinata l'intera popolazione italiana. Questo ovviamente se non verranno ripetuti gli errori già commessi per il vaccino antinfluenzale. Vogliamo accertare da un lato la responsabilità e vogliamo sapere se e come, quando vaccineremo la nostra comunità regionale. E lanciamo la sfida a conoscere da adesso il piano per la vaccinazione per il vaccino Covid. Non vogliamo gli stessi ritardi, non vogliamo la stessa negligenza che abbiamo dovuto purtroppo accertare, denunciare e registrare sul caso della vaccinazione per l'influenza.